la corte, ormai ci avviciniamo a Monza, adesso veramente cominciamo ad arrivare, a entrare nel vivo. La corsa di Le Mans, se non sbaglio, sarà il 17 giugno prossimo, quindi veramente manca pochissimo, però prima c'è questo appuntamento, che è un appuntamento italiano, per un team che è tutto italiano, quello di Villorba Corse, che possiamo dire ha voluto puntare sulla qualità che poi è quella tutta italiana, cioè l'attenzione veramente al particolare, alla qualità, quello che poi contraddistingue il Made in Italy in tutto il mondo. Sì, non è stato molto difficile perché in realtà non è un motivo solamente di comunicazione o un motivo che esula da delle logiche di qualità e di performance che gira intorno a The Italian Spirit of Le Mans. In Italia c'è tanto, c'è tutto, ci sono delle eccellenze in questo ambito, in special modo, ma anche in altre, ma se si parla di motorsport in Italia possiamo trovare tutto. Abbiamo trovato quindi un team preparatissimo, pronto a cogliere una sfida così importante come l'European Le Mans Series e la 24 Ore Le Mans. Abbiamo il leader nel mondo nelle macchine sportive, nella costruzione delle macchine sportive, che è Dallara, e tre piloti italiani. Quindi con questo abbiamo completato tutti gli ingredienti che servono per fare una missione così importante, tutto fatto con storie, pezzi e valori italiani. Però quindi non abbiamo fatto questo per un motivo di italianità, ma perché proprio abbiamo trovato naturalmente in Italia delle eccellenze così importanti che servono per questa missione. Quindi non è stata una scelta, ovviamente poi è stata ben accetta, però come hai detto tu, la qualità si è trovata da sé in Italia e quanto è importante oggi per le aziende, come in questo caso parliamo anche della Dallara, parliamo dell'azienda poi della tua anche azienda che porti esporti in questo modo nel mondo, quanto è importante a partecipare a questi eventi che praticamente sono vetrine internazionali, non solo dal punto di vista sportivo, parliamoci chiaro, ma anche vetrine per, come abbiamo detto, la qualità e il prodotto italiano. C'è una comunione di interessi, di intenti e di valori. Questa è la cosa più importante. Le aziende che ci stanno supportando, che sono nostri partner in questa missione così rilevante, hanno un motivo di stare con noi, guidato soprattutto dalla condivisione dei valori. E all'interno del nostro team, la cosa più importante, il collante più importante, sono i valori veri che ci stanno guidando. I valori veri sono la passione, sono la competenza. E anche la condivisione di sogni, tutti ingredienti che sono molto importanti e che, guarda caso, si trovano spesso e volentieri nelle aziende di successo. Quindi, se un'azienda vuol comunicare, vuol mostrare non solamente il proprio brand o prodotto, ma quella che è la cosa più importante da trasmettere nei confronti dei suoi interlocutori, lo fai attraverso chi può rappresentarti nella maniera giusta. Noi crediamo di poter rappresentare bene, essere coerenti con un messaggio che stiamo portando attraverso i partner che ci supportano. Sì, sicuramente per quanto riguarda la mia azienda è unita da una stessa visione, che è quella che io metto in azienda con quella che ho messo e sto cercando di condividere con successo sicuramente con CETI la Villorba Corse, così anche gli altri partner importanti come Devitalia, che la sento veramente molto simile a noi come storia, come passione, come coinvolgimento, come evoluzione nel tempo, come crescita. Mazzanti Automobili, che è un sognatore che sogna di fare e fa, sta facendo supercar che esporta nel mondo, così come il gruppo Forti, che è guidato veramente da persone che veramente sono guidate da un metodo, ma un metodo che è sempre accompagnato con una grandissima passione, una grandissima visione. E che dire di Dallara? Dallara ci rappresenta, anzi, noi vorremmo essere come Dallara, perché Dallara è un esempio per noi aziende unite in questa missione. Dallara è l'eccellenza del mondo nel suo settore, nelle macchine sportive, e guidata da un uomo fantastico, eccezionale, che quando parla c'è il silenzio intorno a lui perché è talmente attrattivo, talmente interessante quello che ha da trasmettere, che è veramente un piacere. La cosa bella è che siamo riusciti a contagiare Dallara di una malattia che noi tutti quanti condividiamo, che è l'entusiasmo.
siamo riusciti a entusiasmare Dallara, quindi questo è un buon segno per noi, ci fa capire che forse stiamo facendo qualcosa di molto importante e molto bello. Con tre parole, proprio tre parole per trovare valori comuni tra le aziende di cui hai appena parlato e la corsa di Le Ci vuole la prima cosa che ci vuole, bisogna anche ieri ho partecipato a un evento molto importante in Borsa Italiana dove la nostra azienda è stata riconosciuta con il certificato di elite e ho avuto la fortuna di essere intervistato davanti a una platea molto importante e mi sono venute fuori delle parole che sono quelle vere che ho sentito durante questo periodo in quella formazione, che anche quella è una storia, è una missione, cioè sogni. Credere nei sogni, non come dei visionari, ma credere nei sogni fortemente. I sogni sono molto difficili, sono tali perché sono difficili. Credere nei sogni e andare al raggiungimento dei sogni attraverso la passione e metodo. Quindi passione, metodo e condivisione della voglia di andare a raggiungere dei sogni. Sin da piccolo ho sognato sempre, ho sognato, ho guardato, ho immaginato. E fino adesso ho portato avanti, ho avuto la fortuna di avere sempre questa spinta qua che ha contraddistinto tutte queste porzioni o parti del percorso che sia professionalmente con l'azienda ho portato avanti, ma ad esempio ora con la 24 Le Mans, che tutti quanti se si chiede a qualsiasi appassionato di sport, non solo di motorsport, ma di sport, cos'è la 24 Le Mans, la prima cosa che ti viene in mente è un sogno. Adesso andiamo un po' più nello specifico e nel dettaglio tecnico. Le Mans è quella un po' più conosciuta, invece la corsa che si svolgerà a Monza, lo ricordiamo, il 13 maggio prossimo. Di cosa si tratta? Si tratta del secondo appuntamento dell'European Le Mans Series, è la tappa di casa nostra a Monza, che è il tempio della velocità perché è la pista più veloce del mondo, cioè dove si raggiungono le velocità più alte nell'ambito dei circuiti permanenti, perché Le Mans non è un circuito permanente, perché si snoda tra un circuito permanente e delle strade normali dove effettivamente lì poi le velocità sono altissime perché abbiamo dei lunghi rettilinei. Monza, comunque Monza è una gara importante perché a Monza ci sono tantissime persone a vederci, sto ricevendo un sacco di messaggi di fans che ci stanno chiedendo le cose più disparate, la possibilità di stare con loro, di avere firme, interviste, di poter entrare vicino a noi, quindi è una cosa fantastica. È importante quindi perché è la gara di casa nostra, quindi sarà molto sentita perché avremo tantissimi supporter. Poi è la gara prima della 24 Le Mans, quindi ci sarà un sentimento un po' particolare da parte di tutti i piloti, specialmente quando si chiuderà la gara, perché dopo da lì ci vediamo, da dopo Monza ci vediamo a Le Mans. Tecnicamente è importante perché ci saranno le ultime messe a punto, le ultime valutazioni e gli ultimi rilievi sulle vetture per poter preparare la macchina 24 Le Mans. Quindi una gara carica di sentimenti, di emozioni. Altra cosa importante è la gara dopo Silverstone, dopo questa gara di apertura che per noi è stata molto particolare. Siamo partiti dall'ultima fila, siamo arrivati sesti, quindi direi che tutto sommato è un bel risultato, abbiamo oggettivamente fatto un bel lavoro, però ci è mancato un risultato perché se siamo arrivati sesti partendo dall'ultima fila forse possiamo fare qualcosa di meglio. Quindi vorremmo fare una gara normale, non così complicata come quella che è stata a Silverstone, quindi insomma anche qui vogliamo mettere in campo tutte le nostre potenzialità e tirarle fuori fino in fondo. Hai parlato di sentimenti, allora ti chiedo il tuo sentimento in avvicinamento non a Le Mans, proprio a Monza, che come hai detto è la gara di casa nostra. Praticamente quello che sto condividendo con i miei compagni di squadra, con Giorgio Senaciotto, Andrea Belicchi, è manteniamo la calma, perché le aspettative sono tantissime, le persone che saranno intorno a noi, che ci guarderanno, che vengono a guardare noi, sono veramente tante e noi dobbiamo rimanere molto concentrati per dargli un risultato, questo è importante. Quindi condividere con loro le emozioni, però rimanere molto concentrati affinché poi queste emozioni siano ripagate da dei risultati oggettivamente importanti. E quindi bisogna saperla gestire molto bene perché a tutti fa piacere questa condivisione, però dobbiamo rimanere veramente molto focalizzati su quello che dobbiamo fare.
Allora, noi seguiremo come sempre le vostre vicende, faremo da report per tutti i fan di cui ho parlato prima e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo.